Namaste, io sono Ace, breve, bentornati in un'altra run di The Binding of Isaac Rebirth. Dopo una bella vittoria, vi avevo detto dopo la svolta e la risvolta, abbiamo avuto una bella vittoria positiva. Proviamo con Eve, è un bel po' che non uso la signorina Eva. Dobbiamo fare la sua parte positiva, ce la possiamo prendere con calma. Vediamo se siamo fortunati. Anche in questa run, così possiamo finire il nostro primo personaggio. Non abbiamo ancora finito nessuno. Ok, non siamo tanto fortunati a quanto pare, però non sono così scontento perché tanto abbiamo il puttanone di Babilonia già attivo e bello performante. Vediamo se ci va dritta la run. Qua c'è una lapide che devo assolutamente aprire, perché mettersi a proteggere subito i cuori è una cosa utile. Questi mi hanno già rotto le balle, non mi hanno neanche toccato, mi hanno già rotto. Attenzione che mi bloccano nell'angolo. Muori. Ok, run scorsa con Blue Baby. È un bel po' che non vincevo con Blue Baby, ma ce l'abbiamo fatta. Qui non ci sono lapidi, quindi non conviene utilizzare le bombe, o almeno è assolutamente irrilevante. Qua sì, invece. Lo facciamo, usciamo e rientriamo, in modo che spariscono i ragnetti, non dobbiamo per forza ucciderli. Quello non la distruggo perché sennò recupero l'energia. E vediamo che cosa c'è anche nella prima stanza. C'è il Mr. Mega. Ok, iniziamo con Mr. Mega. Un paio di cuori, altre lapidi che ci sono qua in giro non ne vedo. Quello è un altro cuore ancora. Ok, direi che se ce la facciamo a resistere senza prendere danno contro il primo boss, siamo già abbastanza a cavallo. Abbiamo 6 bombe, proviamo a cercare la stanza segreta. Cuore nero, ottimo. E la stanza segreta immagino possa essere qua. No, allora è qui. Ok. Bombe, ancora più bombe. Liberty Cup, Pretty Fly, ottimo. iPhone Pills, irrilevante. Perfetto. Tears Down, va bene. Ci prendiamo anche Liberty Cup. Ok, abbiamo un bonus all'attacco. Abbiamo però anche ci siamo anche curati, quindi in realtà abbiamo perso quello che volevamo. Spariamo molto velocemente, ma credo che sia... Sì, esatto, è Liberty Cup che fa gli scherzoni. Andiamo contro il primo boss, che è mostro questo giro. Strano che lo troviamo primo. Però abbiamo la possibilità, uno, di, secondo me, restare ancora così. E poi vedremo di donare i cuori se troviamo un arcade più avanti. In modo che ci attiviamo lo status del puttano di Babilonia senza dover per forza perdere tutti quanti i cuori spirituali, eccetera, eccetera, eccetera. Cos'è che mi ha curato così tanto? Una pillola? Mi ha curato. I found pills, forse mi ha curato. Aspetta che non lo so. Vabbè. Un altro. Ah, era Magic Mushroom ci ha curato. E adesso abbiamo trovato Halo, che è un'altra cura ancora. Quindi l'avrei comunque fatta questa cosa. No, mai rinunciare a Halo o all'Aureola o a Magic Mushroom. Abbiamo fatto, adesso facciamo meno danno, però appunto, come vi dicevo, basta che troviamo un arcade e già siamo a cavallo di nuovo. Anche perché non abbiamo... abbiamo comunque già due bonus al danno, perché appunto abbiamo sia Halo... Scusate, non abbiamo Halo, abbiamo Magic Mushroom e... Magic Mushroom? No, e ho preso Halo, però non si vede. Ce l'ho? Sì, ce l'ho. Non appare, ogni tanto scompare, probabilmente è per i capelli della nostra personaggia. Voi morite tutti così. Entriamo qua dentro, non possiamo entrare là dentro, non ho una chiave. Qua. Boom! Esploso tutto. Un po' di soldi in più, quindi vuol dire che abbiamo più possibilità di generare l'arcade nel prossimo livello, magari, così se non spendiamo soldi.
potrebbe essere il caso magari di non spendere soldi, non donarli e tenere i soldi in modo che il prossimo livello abbiamo più probabilità di prendere quello che vogliamo. Abbiamo anche i patti col diavolo eventualmente, che non sarebbero male. Prendere Abaddon tipo sarebbe molto interessante, perché praticamente mi darebbe tutti i cuori che voglio, me ne toglierebbe di rossi, quindi mi avvicinerebbe a quella che è la possibilità del puttano di Babilonia. In più Abaddon è uno dei patti col diavolo migliori che esistano, perché appunto dà un grosso potenziamento all'attacco. Costerà pure, credo costi sempre due cuori rossi, non credo che ci sia nulla che costi tre cuori rossi, neanche Brimstone. Vediamo un po'. Può costare tre cuori spirituali, ma non tre cuori rossi, se non sbaglio. Questa cosa c'era solo all'inizio del gioco. Prima di vari update di bilanciamento che ci sono stati. Andiamo pure qua sotto. Non abbiamo una chiave per entrare, quindi ci salteremo la stanza dorata. A meno che non c'è qualcosa qua dentro, non possiamo andare da dentro. Possiamo sperare nel latch key come oggetto. Questo non lo possiamo aprire. Eh sì, dobbiamo sperare nel latch key eventualmente. Widow, boss facile per fortuna, che non ha tanta energia e che si uccide da solo i propri amichetti, come potete vedere. Ok, e ci saluto. Latch key? No. Stem cell. Due patti col diavolo. Semi buoni. Li prendiamo entrambi. E andiamo giù. Così facciamo un precedente di patto col diavolo. Abbiamo più possibilità di trovarlo adesso. Come cuore non siamo messi proprio malissimo. Questo cuore non mi serve, andiamo di qua. Le famiglie comunque sono abbastanza buone, Ghost Baby è sempre un famiglio molto interessante. Non abbiamo una chiave neanche per entrare qui, quindi sarebbe la seconda stanza dorata che saltiamo per ora. Ci mancano chiavi e ci mancano bombe. Bombe ne avevamo tante, però le abbiamo finite. Le abbiamo sfruttate bene, devo dire. Niente. Vediamo qua come va. Ok. Ah, il bello di Eva è che sappiamo quando abbiamo poca energia, anche se non viene mostrata. Che non è una cosa da sottovalutare, secondo me. Perché molto spesso mi sono trovato a buttare via run perché non sapevo quanta energia avevo. E questa cosa con Eva non succede, praticamente. O almeno la posso monitorare. Quindi c'è un fattore psicologico in mezzo. Ah, ci sono alcune cose. Parliamo un attimo di una cosa. Una delle tante teorie che avete scritto, eccetera, mi collego con alcune cose che ci sono nella Bibbia che non ci sono nel gioco e sarebbero molto fighe, che sarà il nome di un angolo all'interno di questo let's play. Le cose fighe della Bibbia che non ci sono dentro Isaac, ma che ci starebbero ben volentieri, che tra l'altro è una rubrica che cambia nome ogni volta che la pronuncio. Non c'è il serpente di Eva, non c'è Mosè, non c'è Noè, immaginate quanta roba ci potrebbe essere, non c'è Abramo, ma quello è abbastanza
palese, nel senso che in teoria Abramo è il padre di Isaac e il padre di Isaac si vede solo in una foto ed è giusto che sia così. Anche se avrebbe senso farne, cioè potrebbe essere qualcosa, però non ha tanto senso secondo me, perché a livello di storia è bello che esista solo la mamma e il papà non si sa dove sia andato, se sia scappato o meno. Probabilmente è scappato un bel po' di tempo fa e per evitare brutte cose la mamma si è dedicata al credo, ha ritrovato se stessa nel credo. Little Chad non è proprio bellissimo per Eva. Altre cose che ci sono nella Bibbia che non ci sono: non c'è Gesù in nessuna maniera, a parte il Jesus Juice. Non c'è, se ci pensate. C'è Stigmata, che è un po' la croce. E poi ci sono, vabbè, i vari simboli religiosi della croce, Holy Relic, l'acqua santa, che dovrebbe avere una croce, sì, ha una croce come tappo. Quindi c'è un pochino di quella roba lì, però manca tutta quanta la roba di, cioè non c'è, c'è anche la testa di pesce che potrebbe essere un riferimento a Gesù, e tra l'altro per terra ci sono i riferimenti a Gesù perché c'è il simbolo del pesce che è il simbolo di Gesù, il pesce diciamo più facile da disegnare in assoluto, fatto con appunto le due linee che si incrociano. Altre cose che non ci sono, beh, Noè, pensarci, perché c'è tutta quanta la roba che potrebbe centrare con l'arca, fondamentalmente gli animali dell'arca, non c'è neanche la cosa della pace, la colomba della pace. C'è la colomba morta, che non so se sia un riferimento a Noè o comunque alla colomba, simbolo di pace. Potrebbe essere come potrebbe non essere. Abbiamo trovato il nostro arcade, così come volevo, però non sono tanto sicuro di dar via soldi, prendere soldi per diventare puttano di Babilonia. Ci penso appena trovo il negozio. Se nel negozio trovo magari un cuore spirituale sarebbe l'ideale. Riguardo Mosè, abbiamo tutte. Cosa ci può essere di Mosè? Tutte quante le... Sì, ok, siamo automaticamente puttano di Babilonia perché sto perdendo tantissimo. Ho preso tantissimo danno in questa singola stanza, quindi devo stare attento a quello che faccio. Ci prendiamo questi cuori. Ah, Little Chad, ecco cosa possiamo fare. Ci prendiamo i cuori intanto e ci curiamo. Non andiamo ancora a fare questa cosa. Prima vediamo che cosa c'è in queste due stanze. E poi decidiamo. È un livello XL? No, è solo caverne 1. Caverne 2, scusate. Dicevo, tutte le cose che fanno parte della storia di Mosè e che non ci sono. Questo è Inner Eye, Triple Shot. Devo ricordarmi che Inner Eye ha quella cosa lì, non me la ricordo mai. Probabilmente l'ho saltata. Sicuramente in una run pensavo che fosse Charge Shot o qualcosa del genere e non l'ho preso. Probabilmente era uno degli oggetti della Boss Rush che non avevo voluto prendere. Tornando al discorso di Mosè, non ci sono le piaghe e sarebbe molto bello secondo me avere le piaghe. Potrebbero essere anche implementate ad esempio come boss, come mini boss, magari non tutte, perché non tutte sono facilmente umanizzabili, o più o meno in realtà, perché magari tutte le piaghe d'Egitto, che cosa sono? Sono molte cose che hanno a che fare con gli insetti, a parte che se non lo sapevate sono tutte quante spiegabili come cose che sono realmente accadute e che hanno senso, compresa anche l'acqua rossa, ha senso questa cosa perché in realtà è un microorganismo che c'è dentro. Bercano, che cosa mi dai di bello? Un paio di mosche e un paio di ragni. Ok. Dov'è il negozio? Poi appunto vi dicevo le varie... Ok. La scala? La scala è molto niente come cosa. Doniamo i soldi.
Vi dicevo appunto, le piaghe d'Egitto c'entrano molto con gli insetti, ci sono tantissimi tipi di insetti, rane, cioè, le cavallette e cose varie che ci sono. Sarebbe molto bello appunto implementare all'interno del gioco. Magari l'acqua rossa non è facile da implementare, come la cosa che dicevo, così come ci sono i sette peccati, magari si può fare anche quella cosa. E non è che c'entri molto con Isaac, però è sempre all'interno della Bibbia, magari può essere sempre nella fantasia di Isaac che si manifestano in qualche maniera. Vediamo di andare contro Gurdi. E dopo tornerò indietro ad attivare il puttanone. Puttanone con triple shot non è male. E altre cose che hanno a che fare, appunto, vi dicevo le piaghe, ma Mosè non è solo le piaghe, c'è anche la divisione delle acque, i 10 comandamenti, le tavole della legge, appunto, i 10 comandamenti. Queste cose qua non ci sono, e secondo me è una cosa molto importante. I 10 comandamenti anche dal punto di vista psicologico, perché sono le leggi che hanno a che fare con la cosa, e penso che Isaac, leggendo la Bibbia, ce le avrà in testa. Tra l'altro, se leggete bene la Bibbia, scoprirete che i 10 comandamenti non sono 10, ma sono il tipo 46, o anche di più in realtà. Perché sono semplicemente elencati 10, ma poi vengono rifatti perché Mosè ha distrutto per sbaglio le tavole e quindi lui è tornato su e Dio gli dà un altro set da scrivere, che però sono 10, che però sono diversi da quelli di prima. Quindi c'è tutto un casino dietro che è molto bello da scoprire. Cosa volevo fare? Volevo andare nell'arcade allora. Così possiamo dar via un po' di cuori in cambio di soldi. Ok. E Bloodbag mi ha curato tutto e vai! Quindi lo faremo nel prossimo piano. Però appunto molto interessante queste cose qua, ma non solo, c'è ancora tantissima altra roba. Vi dicevo Abramo, c'è nella storia di Gesù ci sono gli apostoli che non ci sono, c'è Giuda, ma tutti gli altri non ci sono. Non c'è nulla degli altri apostoli. Non c'è lo Spirito Santo in un certo senso, nel senso che no, non c'è. O meglio, potrebbe essere come come si chiama? Il cuore che brucia, forse quello è lo Spirito Santo. Però, boh, non so esattamente come è stato implementato. Poi ci sono tante altre cose che magari vo a voi vengono in mente e che vorreste vedere all'interno di Isaac, appunto scrivetelo qua sotto perché sarebbe molto molto interessante sentire anche la vostra a riguardo. Non ci sono i profeti, non c'è nessuno dei profeti citato, proprio nessuno, se ci pensate, non c'è Isaia, Ezechiele, no nomi a caso di gente che parlava per conto di Dio, non c'è. Una cosa molto interessante che potrebbe essere implementata è Davide e Golia. Il fatto che magari un oggetto che c'entra con Davide e Golia. C'è Sansone, sì, però non c'è Davide e Golia. Strano. Perché a volte è considerato è un pochino più famoso la vicenda, insomma, di Davide e Golia. Cos'altro può esserci? Non c'è nessun riferimento a Gerusalemme in alcuna maniera. E queste cose fanno un po' capire anche sia il focus, diciamo, meno storia e più religione, scusate, meno storia e più psicologia del personaggio, quindi la raffigurazione dei peccati capitali, che è effettivamente molto importante. Per questo dicevo, che i 10 comandamenti magari hanno più senso all'interno della storia generale. Tech Point 5, ottimo, perché abbiamo sia il triplo shot e adesso anche il Tech Point 5, che non è niente male come cosa, facciamo ancora più danno. Il puttano di Babilonia per ora ci abbandona, direi. Forse possiamo andare qua dentro? No. Ci perdiamo questo, andiamo ad affrontare il boss, che dovrebbe essere, immagino, là sopra.
Però appunto vi dicevo, a livello questa cosa ha senso a livello di psicologia del personaggio, appunto, i 10 comandamenti. Cos'altro ci può essere? Il fatto che non ci sia Gesù mi interessa. È una cosa che fa pensare molto in realtà, perché. Ah, ecco, il ragionamento che volevo fare era questo. L'altro ragionamento che volevo fare era questo. La religione cristiana non è una. Ce ne sono tante professate in tantissime maniere. Qual è, secondo voi, quella che viene professata qui, o meglio, quella che viene rappresentata qui? Perché da quello che sembra, e da come viene presentata, cioè la mamma di Isaac che guarda la TV e guarda un canale cristiano, sembra molto che sia la versione americana, diciamo, del cristianesimo. E molto probabilmente tipo la versione battista, mi viene in mente. Comunque quella che è molto conservatrice che c'è in America, cioè c'è una zona molto conservatrice che c'è in America, perché tra l'altro, come se avete visto e se seguite i Simpson, potete vedere la differenza che c'è tra la religione che ha Homer Simpson e invece la religione che ha scusate, non Smithers, Flanders. Sono due religioni diverse. Se ci pensate, perché Flanders è cattolico, che è diverso dal cristiano protestante americano, che non so esattamente la definizione, ma comunque quello che tra l'altro un'altra cosa che mi viene da pensare, adesso sto partendo per una tangente, quindi cercate di rimanere con me, perché si stanno aprendo parentesi su parentesi. Se il signorino Flanders è cattolico, non dovrebbe essere contrario al matrimonio del prete? Oppure, no, oppure sto sbagliando io qualcosa nel ragionamento. Comunque potrebbe essere interessante. Andiamo contro guerra. Trovato abbastanza a caso, guerra. Non l'abbiamo voluto noi. Peccato, credo che prendere al contrario questi due mi abbia dato prendere al contrario il tech e triple shot mi avrebbe dato tre raggi. Però anche così mi piace molto, perché comunque tech non lo fermerebbe, come potete vedere. Sono le lacrime che lo fermano. Ok, ci prendiamo Cube of Meat e ci prendiamo l'abilità di volo. Il collare di gappi? Entrambi? Entrambi. Ok, sto rischiando abbastanza. Diamo via anche un cuore in più? Diventeremmo molto potenti. C'è un negozio qua, non l'ho ancora trovato. Sulla mappa non lo vedo, quindi immagino sia nell'unica zona che non ho ancora esplorato. Ah no, è là il negozio. Cosa c'era dentro il negozio? Non ci siamo entrati? No. Comunque è una cosa molto molto interessante secondo me fare anche un ragionamento su che tipo effettivamente di cristianesimo c'è in questo gioco qui. Tutto propende al fatto che siamo in una famiglia stereotipata del sud dell'America, boh, Texas, Midwest, insomma, una di quelle zone dove la religione è molto molto presente dell'America. E appunto potrebbe essere. Ovviamente non è che sono buddisti, perché sennò non ci sarebbe tutta sta roba. Però, insomma, è una delle possibilità. La vedo dura che possa essere un bambino non americano. Isaac, forse è canadese. Boh. Potrebbe essere canadese. Però sicuramente non europeo, mi viene da dire. Anche perché, altra cosa che è assente, o comunque è molto, molto, molto inferiore rispetto a quello che potrebbe essere, è la presenza del Papa all'interno di questa. La runa di Gera! Oh mio Dio, la runa di Gera! Ho trovato la runa di Gera. La teniamo e ci proviamo, perché tra l'altro dobbiamo andare nella cesta. Vi dicevo, la presenza del Papa, o comunque dell'istituzione chiesa cattolica, c'è veramente poco, perché in realtà c'è la mitra e basta.
non c'è altro di riferimento all'istituzione chiesa, se ci pensate. C'è tanto della religione, ma poco dell'istituzione. E questo aiuta anche nel ragionamento che dice, questa, cioè è un'altra forma per dire, guardate che questo è un ragionamento che fa Isaac come bambino che interpreta un libro. Quindi c'è poco dell'istituzione, ma c'è tanto della religione e della psicologia che deriva da questa cosa. Pensateci, perché potrebbe essere un discorso da fare per avvalorare o, come si dice, avvalorare o il contrario di avvalorare, che immagino sia smentire alcune delle teorie che possono venire fuori. Perché effettivamente alcune teorie, ad esempio il fatto che, cioè questo smentisce ad esempio il fatto che non c'è Mosè perché Isaac non gli interessava la storia di Mosè. Non si è fatto impressionare dalla storia di Mosè, ecco, potrebbe essere. Credo che l'interpretazione del non si è fatto impressionare da sia molto inerente a quello che è quello che vedete qua, tutto il gioco. Cosa facciamo con queste monete qua? Prendiamo questo e il resto lo doniamo. 692. Pian pianino andiamo sempre più verso l'alto. Vediamo se c'è qualcosa di interessante qui. Magari azzeccarsi a prenderle, ma va bene lo stesso. Adesso sto pensando, visto che abbiamo due cuori, abbiamo trovato qualcos'altro. Sì, intanto io sto giocando in sottofondo e mi sto cercando di fare un ragionamento completamente avulso da quello che vedete, insomma, sullo schermo. O meglio, c'entra con l'argomento, ma non c'entra per forza con quello che state vedendo nel momento stesso in cui dico le cose. E vi dicevo appunto tutto il discorso del fatto che non c'è Mosè, non c'è Noè, perché magari non gli interessa. Non c'è Sodoma e Gomorra, ad esempio. Se ci pensate, non c'è nessun riferimento a Sodoma e Gomorra, se non sbaglio. Potrebbe essere un'altra roba interessante. Ad esempio, riprendo questo ragionamento e lo amplio. Come se fossi Isaac, cioè Isaac si fa impressionare dalle cose, quindi prendere le robe più impressionanti che ci sono all'interno della Bibbia. Mi viene in mente la trasformazione della statua in sale della moglie di Lot, che potrebbe essere abbastanza impressionante come cosa. E siamo diventati, il mio piano malefico è di diventare il puttano di Babilonia con un po' di cuori che ci mantengono in vita va più che bene. Guardate, boom, le lacrime super giganti che abbiamo. E quindi appunto potrebbe essere molto interessante vederla sotto gli occhi di Isaac, cioè il fatto che si può fare impressionare sicuramente da una cosa come la trasformazione della statua in sale. Però è una cosa abbastanza letterale quella, non è psicologica come lo sono i peccati capitali. E quindi è un po' diversa, insomma. Se ci pensate, cos'altro può essere? Le piaghe d'Egitto, sicuramente, ma un'altra roba che non è letterale, è una cosa realistica, che può succedere, non è una roba psicologica. E appunto tutte tutta questa serie di cose sono difficilmente interpretabili come impressione, ma dal punto di vista dello spirito, della psicologia del personaggio. È un po' strano come ragionamento, però appunto sarebbe bello ampliarlo anche insieme a voi qua nei commenti. Andiamo contro Mamma Rossa, che è la mamma un po' più facile. E dopo aver sconfitto Mamma, ce la facciamo, ovviamente. Vedremo di... Devo controllare da che parte devo andare. Penso di dover andare di sopra. Vediamo subito. Ok, controlliamo. Allora, exit game, new game. Andiamo sotto Eva. Eva deve andare dalla parte positiva. Quindi, perfetto. Possiamo tenerci la runa di Gera fin là. Ah, ho preso un cuore. Ah, ho preso il cuore.
Maledizione, non ho più il puttano di Babilonia. Maledizione. Andiamo su di qua. Era perfetto fino a questo momento. Ho fatto l'erroraccio. In background la mia testa sta cercando di pensare ad altre possibili cose contenute nella Bibbia. L'ho letta un po' di tempo fa, quindi non è che me la ricordi proprio proprio tutta. Però sto pensando appunto anche alle varie altre cose pian piano arrivano. Non c'è, dicevo, nessun riferimento alle altre religioni. Non ce n'è praticamente nessuno. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate anche voi di questa cosa. E tanta tanta roba di cui parlare. Ho detto un sacco di roba, quindi potrebbe essere una nuova spinta anche per i commenti, che ultimamente vi ho stimolato poco e quindi ne avete fatti pochi. Abbiamo perso un sacco di energia in questo livello, quindi il patrono di Babilonia potrebbe arrivare inconsapevolmente. Tra l'altro, Tech Point 5 e il tiro triplo hanno tempi diversi di attacco, quindi ogni tanto si blocca il mio attacco. Non so se avete visto. Andiamo dalla parte opposta. Ah, il puttano di Babilonia. Voglio il puttano di Babilonia indietro. Andiamo giù di qua. E tra l'altro abbiamo bisogno di più chiavi, stavo dicendo. Ok, prendiamo questo. E prendiamo questo perché non posso fare altrimenti. Ho l'abilità di volo, che credo di aver già avuto prima. Quindi Pretty Fly. Un altro cuore. Ah, quanto mi dispiace che non abbiamo più il totale di Babilonia. Però comunque facciamo abbastanza danno. Non così tanto come se avessimo, però va bene lo stesso. Ci servono più chiavi, dicevo, perché se dobbiamo arrivare alla cesta e usare la runa di Gera avremo bisogno almeno di 8 chiavi dopo. Ce la prendiamo con calma. Non ho sprecato la chiave lì. Qua possiamo provare a prendere qualche cuore spirituale in più. Wow. Ok, andiamo di qua. Andiamo di qua. Altro cuore spirituale per darci fastidio, che non possiamo più diventare puttarone, a meno che non facciamo altre cose speciali. Ok, se ha detto che non dobbiamo diventare puttanoni, allora non diventare un puttanone. Cosa ci fa questo? Ok, agisce solo sulle lacrime. Quindi teniamoci Liberty Cup. Adesso il problema relativo è che non possiamo passare attraverso le rocce. Voliamo, ma non passiamo attraverso le rocce, quindi non è la situazione più ideale. C'è quello che esplode. Altri cuori.
Faccio la stanza di prima. Ok, e proviamo ad andare giù di qua. Quel cuore lo lasciamo lì. Esatto, proprio per questo motivo qua. Perché adesso posso tornare indietro, perdere ancora un cuore. Con una bomba credo basti. Au! Mi toglie un cuore una bomba. Ok. E ci prendiamo questo, così adesso siamo il puttano di Babilonia, abbiamo un pochino più di energia e andiamo contro Mama Gurdi. Voliamo, quindi non dovrebbe essere troppo difficile. Ok, e addio Mama Gurdi. Prendiamo un bel bonus all'attacco, ci prendiamo il mezzo cuore e direi che possiamo andare giù. Ok, così abbiamo... Ok, puttana di Babilonia funziona ancora, perfetto. In realtà avrei potuto non prendere quello, così si attivava eventualmente la... come si chiama? La Polaroid. O Polaroid, magari. Tears down. L'ho fatto di nuovo. Ah, l'abitudine. Sono troppo abituato a prendere. Perché, cioè, il ragionamento è: nel momento in cui vedo un cuore rosso, guardo immediatamente. Cioè, è il mio istinto che dice: guarda l'energia, se hai cuori vuoti vai a prenderlo. E questo agisce ben prima del tipo: ah, guarda, stai giocando con Eva, non devi prendere cuori. Quindi devo stare molto attento a questa cosa. L'ho fatto di nuovo. Non è che sia proprio gravissimo come cosa, perché abbiamo anche il pentagramma adesso, quindi abbiamo comunque un bel po' di attacco. Però potrebbe essere ancora di più. Ma vedremo cosa riusciamo a fare. Una stanza con una chiave qui. Vuol dire una libreria? Questo è il piano. Questo è un piano che potrei anche saltare. Quindi magari la apriamo. Perché potrebbe essere anche un. Uno skip. No, è la Bibbia. La Bibbia che prendiamo, perché tanto non abbiamo altro. Il libro del salto non mi interessa, il Necronomicon nemmeno. La Bibbia c'è, tanto non è che devo uccidere per forza, ma cioè ho già ucciso mamma, quindi posso saltare quel combattimento e posso saltare anche It Lives. O meglio, posso saltare solo It Lives, perché mamma l'abbiamo già uccisa. Sembro poco attento in questa run, invece sono molto attento e il problema, tra virgolette, e sto facendo le virgolette aeree che voi non vedete, è che contemporaneamente sto facendo altri 3-4 ragionamenti per cercare di portarvi... per cercare di portarvi appunto alla discussione qua sotto nei commenti. Altra cosa che discutiamo adesso: perché la Bibbia uccide mamma? E questo lo sappiamo. Perché one shot a mamma? Perché nella storia la mamma viene bloccata dalla Bibbia. Seconda domanda: la voce che parla all'inizio, siete sicuri sia Dio che dice a mamma di uccidere Isaac? Questo non lo sappiamo. Terza cosa, perché la Bibbia one shotta anche It Lives se non è mamma? Pensateci molto molto bene e scrivetelo anche qua nei commenti. Addio. Di qua non c'è niente, dobbiamo andare di sopra. Andiamo di sopra. La Bibbia non mi serve più adesso, anzi devo cercare di sbarazzarmene per evitare di usarla. Perché se la utilizzo invece... Ecco, l'altra cosa, perché invece
ci uccide se lo utilizziamo contro uno di questi boss qua. Credo sia contro Satana che contro... sia contro Satana che contro... contro gli altri. Anche contro Isaac stesso credo non funzioni la Bibbia. Non che non funzioni, ma proprio ci uccida. Che è ben diverso. Ok, abbiamo due cuori, quindi due di energia, perché siamo qua. Se mi toccano adesso divento Plutone di Babilonia, però dopo se mi toccano ancora sono morto. Quindi se troviamo un altro cuore spirituale, molto volentieri divento Plutone e poi prendo il cuore. Quindi ragioniamo questo. Ragioniamo su questo. Carta della morte. Se trovassi la carta del Gerofante sarebbe anche molto interessante. Che cos'ha in fronte Loki? Altra domanda per rimpolpare la discussione. Lì c'è una lapide, l'ho vista, l'ho vista. Forse è la nostra via di salvezza. Lapide della salvezza. No, dentro la lapide c'era Smorrock, che è un'altra bonus al danno. E ci abbiamo anche le lacrime rosse. Che praticamente sono le lacrime che, che avrei come... come... sì, praticamente sono le stesse lacrime che ho come... come puttana di Babilonia, più o meno. Ok, sono puttana di Babilonia, aiuto. Lacrime gigantesche. Prendiamo questo, usiamo la Bibbia. Che non serve a niente. Andiamo su di qua. Ho preso quello semplicemente perché così adesso... tanto l'attacco ce l'ho anche molto alto. Però almeno abbiamo la possibilità di non... cioè di non proprio avere... se mi toccano muoio. Abbiamo ancora il collare di Gappi da un macello di tempo. Però non è... abbiamo poi il 50% di sopravvivere. Non abbiamo il 100%. Eccolo qua il simbolo di Gesù che vi dicevo. Tra l'altro eccolo là. Ho bisogno di una lapide. Stanza segreta che contiene soldi. Mi piacerebbe trovare una lapide, molto volentieri. Un cuore e mezzo va bene perché se prendiamo danno abbiamo la protezione della Polaroid che si attiva con i mezzi cuori. Se siamo ben messi, perfetto. Continuiamo ad andare qua sotto. Andiamo nella stanza grande. Non ho preso danno. Qua stiamocene tipo lontanissimi e giriamo di continuo. Stavo dicendo di continuo e mi capita proprio sopra. È meglio tenerli a vista in realtà. Se possibile, però adesso sono troppo lontani. Ok, uno dovrebbe morire grazie a l'uccellaccio del malaugurio. Andiamo a non morire adesso. Ok, uno è morto. Cosa mi ha toccato? Cosa mi ha toccato? Una mosca? Devo rifare tutta la stanza. Andiamo di qua. Ok, di qua c'è il boss. Come ci arriviamo lì però? Facendo il giro per sotto. Dobbiamo per forza andare di qua. Ah, una di queste cacche mi ha colpito. Ok. Secondo 50% è andata bene. Prendiamoci questo e ci prendiamo anche questo cuore qua, così abbiamo un pochino più di sopravvivenza. Ci prendiamo la carta della morte, poi torneremo indietro per quella runa. Usiamo la carta della morte, quel che ci serve. Adesso il doppio, tocchiamo solo uno di due se ce la facciamo. Ok,
uno è andato. Così adesso l'altro lo posso tenere d'occhio e concentrarmi. E sei morto anche tu, perfetto. Ci prendiamo anche questo. Andiamo a prendere indietro la runa. Ok, comincia a diventare abbastanza complicata questa. Abbiamo 5 chiavi tra l'altro. E sotto c'è una stanza del sacrificio. C'è una stanza del... aiuto, aiuto, aiuto. Tra l'altro, altro riferimento che c'è, ve lo dico tra pochissimo, è in questa stanza qui. Vedete che c'è il simbolo, del wafer, che è qua, o del wafer, ma c'è il simbolo dell'omega. Il famoso io sono l'alfa, io sono l'omega. Sono l'inizio e la fine. È una delle tante frasi che dice Dio all'interno della Bibbia, per autoproclamarsi. O meglio, dice Dio, che credo non dica Dio direttamente, ma lo dica tramite uno dei profeti. Ok, continuiamo ad andare da questa parte. Mostro 2. Diventa molto prevedibile se lo fate andare da una parte all'altra come ho fatto io adesso. Andiamo su. Usiamo la Bibbia qua. Ok, siamo un puttana di Babilonia di nuovo. Aiuto, 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 aiuto. Ok. Siamo sopravvissuti. Non abbiamo cacchio di energia. Andiamo contro Isaac così. Incrociamo le dita. Ciao Isaac. Prendiamocela con comodo, concentrazione. Ok. Uccidere gli angeli, terza fase? Siamo nella seconda fase? Terza fase, ok. Scappa qua. Forza, forza, forza. Che rischio. Sopra? Ok, ce l'abbiamo fatta. Ok, e una cosa ce l'abbiamo fatta. Andiamo nella chest. E adesso, se riusciamo a finire la chest, abbiamo finito il nostro primo personaggio. Ok, è arrivato il momento di usare la runa di Gera. Bam! Raddoppiate le casse. No, undefined. Potrebbe diventare una di quelle run. Non è tantissima roba che abbiamo preso, però undefined lo prendiamo. Il problema è che non abbiamo tanta energia, cioè siamo abbastanza forti adesso, l'unica cosa che ci manca è l'energia. Tra l'altro siamo vicinissimi al boss, quindi potremmo subito affrontare il boss. E tra l'altro abbiamo il cuore eterno, che in realtà non è un cuore rosso, e quindi conta che abbiamo ancora il come si chiama? Il puttano di Babilonia attivo. Andiamo direttamente qua. Fuori uno. Attenzione. Ok, possiamo andare a affrontare
Blue Baby. Abbiamo Undefined, però direi che è il caso di provare ad affrontarlo. Abbiamo un sacco di danno. Andiamo. Abbiamo Rainbow Tears, quindi improvvisamente abbiamo le lacrime di scusate, il tiro di... il tocco di morte. Ah, aiuto! Ho quasi beccato quello. Muori, 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 muori. Muori tantissimo. Concentrazione, concentrazione. Non teletrasportati a fianco a me, gentilmente. Muori. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta e abbiamo l'achievement Dead Boy. Non abbiamo preso danno nel capitolo 6. Ta-da-da! Ok, un altro achievement. Sono molto contento di questa run, anche perché abbiamo il nostro primo personaggio con tutto quanto sbloccato. Quindi Eva, bello, bello, bello. Sei il primo personaggio che riesco a finire completamente. Abbiamo un altro achievement, quindi gli achievement diventano 13 adesso e non dobbiamo più aver paura di prendere di non prendere danno, perché abbiamo finito tutto quello che c'è a disposizione. Quindi dei 13 achievement ci sono i 7 che riguardano The Lost e poi 2 due oggetti del negozio, due chiamiamoli oggetti dell'apocalisse, chiamiamoli così, che sono appunto legati ai cavalieri dell'apocalisse. E le due cose che mancano sono, fatemi ricordare, i due achievement finali, insomma, del Platinum God. Quindi ci avviciniamo sempre di più alla conclusione totale del gioco. Grazie ancora della visione, veramente grazie, grazie, grazie. In questa run specifica vi ho dato un macello di input e spero vi stia piacendo tantissimo. A me sta piacendo veramente sempre di più. Ci sono delle run che sono abbastanza fastidiose, però poi ci sono run come questa o come la 123 o come tante altre che sono state fantastiche dall'inizio alla fine, e vi ringrazio veramente veramente tanto dal profondo del mio cuoricino. Io sono Ace the Brave, namaste and be brave.